C'ho fame adesso, veramente, c'ho una voglia di pollo al forno con le patate. Ma non mi vado ad accendere il forno 40 minuti prima, preparare la teglia, metterla dentro, aspettare altri 40 minuti, un'ora che si cuoce il pollo. Cosa faccio? Aziono la friggitrice ad aria, dai! Visto che c'ho fame subito, io vado a tagliare le patate così, in maniera veloce. Può fare un pollo al forno con la friggitrice d'aria, pollo al forno con le patate in pochissimo tempo, invece di aspettare 2 ore totali o forse anche più. Facciamo così: qua c'è il pollo, quello con la pelle. Adesso, allora, mettiamo tutto in una boule, così, pure le patate, tutto insieme, non c'è nessun problema. Tanto quello che dobbiamo condire, ci dobbiamo mangiare, va insieme nel forno. Quindi, sale, pepe. Ah, così, goccino di olio, ma manco tanto perché la friggitrice ad aria non c'è bisogno. Rosmarino, perché pollo al forno che vada senza rosmarino non ha senso di vivere. Io, sai che c'è? Ci metto pure un peperoncino, faccio bella piccantina. Tieni, questi piccano a di sì. Poi ci metto uno schizzetto di vino, così, e a me, perché mi ci piace, metto questa qui. La Worcester Sauce, questa la trovate in tutti i supermercati italiani. Via, così, 2 gocce con la carne ci sta da Dio. E perché no, ci metto anche un po' di paprika dolce. Andiamo, andiamo, andiamo che c'ho fame. Mescoliamo tutto insieme, via. Allora eccoci qua, io la friggitrice ad aria gli do sempre 5 minuti di preriscaldamento, praticamente mentre che sto a condire il pollo la lascio andare e preriscaldare, così che quando ho finito lei è pronta. Andiamo a mettere le patate qui, così, tutte dentro, sparse più larghe possibili, ecco qua, che il pollo sia libero e le patate anche siano belle larghe, mi raccomando. 200 gradi 20 minuti, ciao bello. Allora ci siamo quasi, manca un minuto, poi ovviamente se non è fatto come dico io ributtiamo dentro qualche altro minuto, però voglio condividere questo momento del minuto che suona e lo tiriamo fuori. Dai, 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 che ce la facciamo, dai. Poi a me del pollo arrosto, quello che mi piace è quando si espande l'odore per casa. Con la friggitrice ad aria questo non avviene perché no, non tira fuori odori, non tira fuori niente, quindi devo soltanto immaginare. E sbrigate sto minuto quanto ci vuole. Eccolo, ci siamo pronti. Oh Madonna mia! Oh, così è perfetto. Cioè, almeno per me è perfetto così. Non so voi come desiderate il pollo di solito. Io così bello croccantino, le patate sono belle dorate, guarda che figata, mamma mia! 20 minuti fatto. Cioè. E adesso questo lo mettiamo qui, catapult! Mamma mia, senti l'odore che c'è, mamma mia, spettacolo! Poi le patate sopra ce le lascio pure perché mi piace così. Poi andiamo a mettere le patate, bello. Oh, poi patate fatte con un goccio d'olio, come avete visto. Guarda che bella, va. Oggi c'avevo veramente, veramente voglia di pollo al forno con le patate. E ringraziando la tecnologia si può fare. Ma attenzione, qui c'è il grasso del pollo che è colato. Voi potete anche buttarlo con la salsa della marinatura e tutto. Io non lo butto di certo, quindi vado così, così, l'ho bagnato così, non troppo, altrimenti si zuppano le patate. Ed eccolo qua, il mio pollo al forno con patate alla friggitrice d'aria. E adesso con questo aggeggetto qua do 2 spruzzate di olio al rosmarino sulle patate, così. E lì, basta. Adios. Allora, cuccioli come voglio, guardate qua che robetta, guardate che bel pollicino, bello, croccantino, e guardate qua, ah, patate dorate, gustose, con il rosmarino, la paprika, il vino. Se volete potete metterci anche timo e aglio, per me va bene così. Adesso andiamo a tagliare. Oh, pelle croccante, ed è quella importantissima, pollo super succoso. Guardate qua, mamma mia che succo che c'è, che croccantezza qua dietro.
Questo è tutto mio. Già, 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 già. Eccolo qua, cuccioli belli, pochissimo tempo per ottenere quello che di solito si ottiene col forno stesso, però col forno di casa, però con 2 ore. 2 ore, spreco di energia, di gas, così è facile. Io spero che rifacciate passo passo quello che ho fatto io, anche perché è talmente semplice, talmente veloce, che vi lascerà veramente il sorriso sulla bocca senza fatica. Se volete qualche dettaglio in più sulla mia friggitrice ad aria, la volete acquistare, io vi darò tutte le indicazioni. Io non ci guadagno più niente su questa cosa qui, però mi piace aiutare gli altri. Questa qui è molto funzionante, va benissimo per una famiglia da 2-4 persone. E il risultato, lo avete visto, è davanti agli occhi di tutti. Ci vediamo alla prossima, ciao belli!